60 anni di attività nell'imprenditoria che conta e sentirli tutti, a percepirli, a dire il vero, l'intero comprensorio nel quale si è radicata la sua realtà, un flusso economico che di anno in anno ha visto trasformarsi quell'estrema periferia cittadina di Via Trani e Barletta in una fiorente zona industriale che ha visto il suo boom economico negli anni 70, 80 e 90. Una città intera ha inteso dunque festeggiare Raffaele Fiorella, patron dell'omonimo mobilificio, punto di riferimento della filiera arredamento del territorio. A fargli il regalo più gradito, certamente i suoi figli, Giuseppe e Natale, che raccolte le redini di un cavallo di razza in fatto di tradizione e qualità, puntano veloci verso nuovi standard che parlano anche di innovazione e tech. Passato e futuro, mix perfetto per continuare a competere in un mercato sempre più esigente. A Barletta, dunque, in via Trani 328, grande festa a cui oltre ai tanti amici e familiari di Raffaele Fiorella sono intervenute le istituzioni e tanti semplici cittadini. Il modo più giusto per tributare il merito di patron Fiorella di aver contribuito in gran parte allo sviluppo economico del territorio. Inevitabile l'emozione, frutto di una sorpresa che gli hanno riservato i figli, un nuovo look del suo storico mobilificio, scelto da uno dei più noti marchi di cucina per essere punto di riferimento per il centro-sud Italia. Il segreto di un successo longevo, riuscito a superare anche i periodi più cupi dell'economia globale, un impegno maidomo che vede ogni giorno operare sinergicamente la famiglia Fiorella accanto ad uno staff di collaboratori, persone qualificate e votate a un lavoro che diventa passione. Un'emozione unica, percepita negli occhi e nelle parole di patron Fiorella. Oggi per me è una grande festa, visto e considerato che passando 60 anni di, chiamiamo, di mestiere, arrivando in certo momento ne ho passate ai miei figli. I miei figli mi hanno fatto questo regalo, che hanno fatto un rinnovo, e sono entusiasmato di vedere questa grande esposizione in virtù e rinnovazione. E accanto l'inseparabile moglie Raffaella, da sempre e per sempre al suo fianco. Sono fiero dei miei figli e anche con mia moglie, accompagnato fra me e lei, e si è arrivato a questo punto qua, che oggi possiamo dire che siamo uno dei primi nelle Puglie.